Kinetics. Speedy emergency. Tutto il possibile da Nelandia. Le forme di vita sono estinte e il pianeta ormai è inutile. Distruggetelo. In un futuro non molto lontano, la Terra è ormai divenuta il rifugio di tutte quelle specie aliene provenienti dalle regioni più remote della galassia che desiderano vivere in pace. Il 99% dei nuovi arrivati vive in armonia con i terrestri, ma per quell'1% che non ci riesce, c'è la Space Patrol Delta, il nuovo braccio della giustizia. Non cercare di nasconderti. Perché non credo che ci riusciresti. Mostro a ore 2. Quelle sono le 9, Sid. Ricevuto. Pugno d'acciaio! Prendiamolo! Skytate al rapporto. Missione compiuta. Prego riferire. Ben fatto, cadetti. Il vostro addestramento procede bene. Kat! Voglio dire, capo? O meglio, signorina Manx. Sappiamo che esiste una squadra A di Power Rangers e che noi siamo cadetti della squadra B. Non che ci sia niente di sbagliato nell'essere cadetti della squadra B o C o D. Mi lasci tradurre, so parlare la sua lingua. Vuole sapere quando avremo quelle tutine colorate. Kat, lei lo sa, non è per le uniformi e nemmeno per le armi. È per aiutare le persone e per proseguire la tradizione dei Power Rangers. Parlate col comandante Kruger. Non con me. Rompete le righe. Sono i cadetti migliori. Che ne dici, Kat? Concordo. E anche tu, Boom, mio solerte assistente. Sei stato bravo. Verificate il primo settore. Fornire le coordinate, ripeto, fornire le coordinate. Puglia 1 e 2, rientrate. Punto 0412, riferite. Comandante Kruger, pare che ci sia un problema nel... Nono quadrante, ne sono consapevole. Nelandia è stato distrutto. Non ci rimane molto tempo, né possiamo fare altro.
Lui sta arrivando. Fa attenzione, Terra. Ormai la tua fine è iniziata. Mi dispiace, è stata colpa nostra. No, voi mi avete solo slogato una spalla. L'ho risistemata ed ora è a posto. Vedete? Comunque, Kat ci ha messo dentro un cannone laser. Forte, eh? Adesso però devo proprio andare. Ciao! Boom! Ripara i danni. Sì, signore. Subito, signore. Quali danni? Inizia con gli ultimi che hai fatto e vai all'indietro. Sì, signore. Rilassati, Sky. Boom è un tipo fantastico. Un po' strano, ma fantastico. E se le nostre vite dovessero dipendere da quel tipo fantastico? Che succederebbe? Io lo so! Le nostre vite dipenderebbero da lui. Il comandante Kruger vuole vederci. Adesso. Ascoltate attentamente, squadra. La preparazione è la chiave di ogni difesa tattica. Rivolgetevi alla base aerea Delta per le ultime istruzioni. Ora la Terra dipende da voi. Rompete le righe. Sì, signore! Via! Buona fortuna, squadra. Oh, attenti! Ecco chi voglio essere. Io diventerò il Red Ranger. Ma che dici? Non hai visto che stazza? Anche le ragazze sono massicce. Chi c'è che non va a Bridge? Non lo so. La loro energia, i loro colori. Qualcosa non va. Cadetti, come sono andate le simulazioni fatte presso l'Accademia? Ecco, vede, il lampo fluorescente mi dà un po' di mal di testa e... Sì, signore. L'addestramento non è terminato, né finirà mai finché rimarrete qui. Come vostro comandante devo ordinare a tutta la squadra B di assumersi nuove responsabilità. Chissà cosa credevo. Lo sai che dice la ricetrasmittente? Dice solo di arrestare i ladri di Parkington Market. È in codice, senza dubbio. Che cosa credi che significhi? Arrestate i ladri di Parkington Market. Lo sai, Sky? Sei veramente forte. Fermi! Al ladro! Fuori dai piedi o ve ne pentirete! Pentircene? Questa è bella. SPD, ci pensiamo noi! Grazie! Con le buone o con le cattive, vi arrenderete. Ci sono anch'io! Ologramma non è reale! Ok, è reale. Catturiamoli! Presa! Yeah!
in trappola. Di buonanotte, amico. Grazie per il divertimento, ma dobbiamo scappare. È andata bene, no? Avete sottovalutato il vostro avversario e siete stati battuti. Non siamo pronti ad essere dei Rangers. Parla per te. Oh, allora siamo stati Sid e io a farli scappare. Ascoltatevi. Manca lo spirito di squadra. Dovrete affrontare questa questione prima di diventare Power Rangers. Ah, ora ho capito. Dobbiamo smettere di incolparci e giudicarci a vicenda. E di arrestare i tipi sospetti. Allora, fammi pensare, ma in questo modo non riusciremo mai a diventare Rangers. O sbaglio? Dovete ritrovare quei due. Signore, questi civili erano differenti. Avevano delle capacità speciali. Sì, lo so. Cadetto Tate, venga con me. Jack, ormai siamo insieme sulla strada da molto tempo. Tu sei il mio migliore amico. Sei come un fratello. Ma ora scusa, dopo 5 anni così, ho voglia di cambiare. Insomma, sono stanca di giocare a Robin Hood. Oh, no, mi dispiace davvero, ma non abbiamo più nulla da darti. Forse domani. Aspetta, aspetta. Che c'è? Ne aveva bisogno. Magari serviva a suo marito o a suo figlio. Ok, d'accordo, dobbiamo fare qualcos'altro. Va bene, Jack. Ma solo dopo un altro colpo. Jack, sei sicuro che qualche vestito in più faccia la differenza? Per cambiare davvero dobbiamo far parte di qualcosa di più grande, capisci? Già, allora quando trovi qualcosa di più grande, chiamami. Perché il Red Ranger? Per molte ragioni, signore. Ho il punteggio massimo nel combattimento e nell'uso delle armi. Come lei sa, signore, mio padre è stato Red Ranger. Fin da quando ero un bambino mi sono addestrato per diventare come lui. Un vero Red Ranger. Tuo padre è stato il miglior Ranger di tutti. Se gli somigli, beneficeremo tutti della tua bravura. Puoi andare. Grazie, signore. Cadetto, se dovessi nominare Sid come Red Ranger, la seguiresti in battaglia? Ma signore, è una ragazza. E Bridge? Bridge è bravo, ma in tutta sincerità non credo sia adatto. Capisco. Grazie per la sincerità, cadetto. È tutto. Signore. Una rete spaziale Sirian. Vuol dire che Doggy Kruger è ancora vivo. La rete è troppo forte. Mi serve un acceleratore protonico per passarci in mezzo. Ho un contatto sulla Terra che potrà procurarmene uno. Ora la mia nave non è in grado di entrarci. Ma un robot può farlo. Portami subito ciò che desidero e non lasciarti bloccare da nessuno! Sì, cadetto. Hai visto? Te lo dicevo che questo sarebbe stato un bel colpo. Bel lavoro, Zee. Grazie, Zee. E ancora grazie, Zee. La sai una cosa, Zee? Se potessimo mettere insieme tutte le tue copie, avremmo ogni volta tutto il cibo e tutti i vestiti. No, Jack! Questo è il mio ultimo lavoro. Io e tutte le mie copie facciamo le valigie e ce ne andiamo, ricevuto? Aiutatemi! Tienilo tu e non permettergli di prenderlo. Il futuro del pianeta dipende da questo. E nascondilo! Perché tutti i matti del pianeta vengono a cercare te? F-
Forse sono fortunato. E vai! 55 volte di fila! Adesso basta. Io mi sto davvero annoiando a morte. Ci hanno chiamato al rapporto un'ora fa, ma dove sono? Calmati! E non dirmi di calmarmi! Scusami, ti prego, ma mi rende molto nervosa guardare Sky fare avanti e indietro. Se questo ti crea problemi, prova a fermarmi. D'accordo. Sono solo una ragazza, dolce e gentile. Ma nessuno può... Vedo che ormai siete un gruppo affiatato. Sì, sì, signore. Bene, da questa parte. Non entro nei dettagli. L'ultima speranza di sopravvivenza per la Terra mi obbliga a darvi una missione. Ci sono domande? Sì, signore, una ne avrei. Ha per caso detto ultima speranza come se la Terra rischiasse la distruzione? Infatti. Cadetti, avete trascorso gli ultimi 2 anni addestrandovi con simulazioni, ma stavolta il gioco è reale. Questi sono i Morphers, e loro saranno, senza ombra di dubbio, i vostri migliori amici. Hanno anche sensori per il giudizio. Determinano l'innocenza o la colpevolezza di chi prendete in custodia. Boom. Colpevole o innocente d'aver mangiato l'ultima fetta di torta? Non sono stato io. Il sensore analizza temperatura e battito cardiaco, poi fornisce il verdetto. Sei stato tu. Ma... E non commette errori. Va bene. Sono colpevole. Ma era solo un banale pezzo di torta! Scusate! Potete farmi uscire di qui? Questo rende molto più facile il trasporto del detenuto. Siete addestrati ed armati. Siete la nuova squadra B dei Power Rangers. Congratulazioni. Sì! A dopo i festeggiamenti. Ho bisogno di voi per una questione urgente. Sì, sì, signore! Seguitemi. Pronto? Ehi! Mi sentite? Non mangerò mai più una fetta di torta, lo giuro! Le coordinate di quei due ladri sono contenute nei computer dei vostri veicoli. Grazie. Sì, resta solo questo coso. Se non puoi mangiarlo né indossarlo, non ha valore. Ha! Hai visto quanto hanno apprezzato quello che abbiamo fatto per loro? Già, mi ha dato quella sensazione di calore e dolcezza che odio tanto. No, grazie, non ho cambiato idea, voglio qualcosa di più. È bello rivedervi. Io te lo dicevo che ce ne saremmo dovuti andare. Stai tranquilla. Me ne occupo io, poi ce la battiamo. Jack! La sai una cosa? Anch'io uso qualche trucchetto. Jack, andiamocene di qui. Non possiamo. Dobbiamo farla finita una volta per tutte o ci daranno la caccia per sempre. Ascolta, penso che dovremmo affrontare la faccenda in maniera calma, rispettosa, considerando la nostra umanità, dignità e... Ah! O forse no. Ah! 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 Cavando molto bene, fratello. Qualche idea? Correre? Siete accusati di furto e distribuzione di beni rubati. Puoi provarlo? A dire il vero, sì, possiamo. Colpevoli? Possiamo dire niente a nostra discolpa? No, credo di no.
Aspetta! Che c'è adesso? Cosa farete con noi? È piuttosto affascinante. Vi colpiremo con un raggio di fusione antimateria che vi ridurrà entrambi più o meno così piccoli, più o meno e così sottili. Nello stesso momento sarete inseriti in una carta di detenzione e verrete archiviati per tutto il tempo necessario. Era necessario chiederglielo. Se commettete un crimine, noi vi puniamo. Bella questa frase. Basta con le chiacchiere. Non importa, un amico in più non ci spaventa. Mi dispiace dirvelo, ma non sono nostri amici. Perciò, con le nostre più sentite scuse, noi ne approfitteremmo per filarcela. Buona fortuna! Andiamo, sì!